Ci troviamo in via Tafurio, alle mie spalle via Veneto. Ho preso a campione questa strada perché voi mi avete segnalato tante strade, Corso Umberto I, nel Borgo Scacciaventi, quasi tutte le strade, che intorno ai pilieri, così si chiamano questi sono nuovi, vabbè, ma anche quelli storici, c'è pipì a non finire. E molte commesse al mattino, molti titolari di esercizi, al mattino la prima cosa che devono fare è lavare su questi pilieri, lavare davanti ai loro esercizi, pulire i lucchetti, che purtroppo quando si portano i cani a passeggio di buon mattino, e questo non va bene, consentite che si faccia la pipì. Cioè, dove devono fare la pipì? Sindaco, si crea un'area o due o tre a cavo dei Tirreni dove portare i cani a fare cacca e pipì. D'accordo, ma la cacca deve essere raccolta come si fa a Vienna, nei sacchetti si lascia, poi c'è un operatore che la va a raccogliere, non è che la lasci così. Che guarda, questi pilieri alla base fanno un olezzo, una puzza, diciamo così, che fa schifo, veramente, non si resiste più. Non diciamo che è caldo, diciamo, quello perché fa caldo, no, sempre così. Allora anche voi, io ho avuto il cane 28 anni e mezzo, due cani, 28 anni e mezzo. Non lo facevamo sporcare, fare la pipì ovunque, soprattutto se era possibile in un terreno lontano. Lo mettevamo in macchina, facevamo una passeggiata per i monti, per le colline di Cava, cioè, d'inverno che facevi? D'inverno facevamo la stessa cosa, come spioveva, era una femmina, sempre due femmine ho avuto io, sempre femmine, cani femmine. Però non è possibile consentire. Se andiamo via Tafuri, via Clemente Tafuri, qua salendo, avete capito dove ci troviamo, andate davanti all'Abba Color, guardate che cosa c'è intorno a quei pilastri, ai negozi vicini. Non è possibile, sono i bar, sono luoghi dove purtroppo ci sono alimenti, vogliamo fare l'accoglienza, vogliamo essere una città civile, città turistica, ma quando mai? Allora, a voi proprietari dei cani, siete un po' più sensibili, non potete fare quello che vi pare e piace, basta, ditelo a noi.